Il Salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Eccolo, Massimo, buongiorno. Francesco, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Benvenuto. Grazie Francesco. Io vorrei, per partire, riprendere le parole. Sì. Se me lo permetti, naturalmente. Sì. Le parole del Presidente della Repubblica del 31 dicembre, vado a ripescarle, quando disse: ora dobbiamo preparare il futuro, non viviamo in una parentesi della storia, questo è tempo di costruttori. Lo ricordi? Certo che sì. Lui lo aveva esortato, il Presidente aveva esortato, è tempo di costruttori. Poi, insomma, abbiamo visto cosa è accaduto col nuovo anno, la crisi di governo, la fiducia, questa figura dei costruttori che diventa centrale, è diventata centrale, se ne parla in queste ore, se ne parla ormai da giorni. Chissà se poi il Presidente volesse intendere qualcos'altro quando pronunciò quella parola, magari si è un po' rimangiato le mani, la lingua, per averla tirata fuori e aver dato adito a questa nuova figura che sta un po' dominando la scena politica di questi giorni. Ma su tutto ciò ci facciamo aiutare oggi da Francesco Mercadante, un analista del linguaggio, collaboratore di varie testate giornalistiche, tra cui Il Sole 24 Ore, nonché autore di Grammatica umoristica, storie di ministri, scrittori, manager e blogger grammaticati, uscito per Margana Edizioni. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Benvenuto. Sperando di esservi utile, soprattutto. Beh, dato che non è così scontato, ce lo auguriamo. Non lo auguriamo di avere presenza. Vediamo, partiamo intanto. Francesca, intanto la interpelliamo su questo tema dei costruttori, volta gabbana, trasformisti, persino traditori, responsabili. Lei, a proposito del termine responsabile, ha recentemente scritto sul Sole 24 Ore e leggo: in politica il significato delle parole dipende dal giorno e dall'ora in cui sono usate, dal partito di maggioranza all'interno del quale sono scelte, dalla stabilità del governo e così via. Ci vorrebbe un dizionario mobile, adattabile. Vale per i responsabili, Francesco, figuriamoci per costruttori. Vale per i responsabili, vale per i costruttori, e io ritengo che si potrebbe fare un bel mucchio, diciamo, di queste parole, naturalmente, e poi opportunamente cestinarle. Però bisogna scegliere, perché anche qui sappiamo che c'è la vera responsabilità è quella di una raccolta differenziata. Non di altro posso parlare, perché costruttori, responsabili, volta gabbana, cioè voi avete citato una serie di appellativi, di termini che sono entrati a far parte della nostra lingua in modo dominante, ma di cui la maggior parte della gente ignora in realtà il significato. Cioè, il significato autentico di queste parole qual è? Nei giorni scorsi si è parlato, per esempio, si è reintrodotto nella nostra lingua, diciamo, viva, il termine responsabile. E bisognerebbe a questo punto chiedersi quanto sia congruente rispetto alla realtà, perché se il responsabile è colui che ha un curriculum politico morale integerrimo, allora di certo, con tutto il rispetto per gli esseri umani, ma Mastella, eletto col centrodestra parecchio tempo fa, poi passato al centrosinistra, poi distruttore in alcune circostanze, non più sostenitore, di certo non è il responsabile. Allora questo termine è impertinente, improprio, dannoso. E lo stesso potrebbe dirsi per Renzi, tutto sommato, cioè un uomo, senza che ciò implichi una valutazione politica, perché non di questo stiamo parlando in questo momento, ma di un uomo che nella sostanza dovrebbe anche lui essere annoverato tra i responsabili, ma che nella realtà non è mai stato eletto, almeno non direttamente. All'epoca si sostituì ad Enrico Letta, come sappiamo, dopodiché si intestò una campagna referendaria che ebbe un insuccesso clamoroso, e poi, diciamo, nei giorni molto più vicini a noi è diventato sostenitore di un governo per poi farlo crollare. Non parlo dei contenuti, intendiamoci, parlo proprio dell'uso del linguaggio, che è veramente disastroso. Non c'è coerenza linguistica, ecco, questa espressione magari più limpida, non c'è coerenza linguistica. Non c'è coerenza linguistica.
Lasciamo da parte un attimo la figura del costruttore. Io mi volevo riallacciare invece con lei alle parole che ha pronunciato poco fa il professor Masi qui a Radio Radio, in cui a proposito del Covid e dei vaccini ricordava: o ti fidi delle sedi tecniche oppure in sostanza vale tutto e il contrario di tutto. In tempi di Covid, ecco Francesco Mercadante, in tempi di Covid quanto pesa la manipolazione pubblica? Quanto siamo un po' vittime tutti di disinformazione in questo grande calderone della informazione a cui siamo bombardati quotidianamente, soprattutto ora sui vaccini? Lei ha recentemente scritto su techeconomy.it a proposito di fake news. Ecco, come possono fare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, a non essere condizionati da fake news? Io mi richiamo di nuovo al termine responsabilità, questo bel sostantivo, perché di là dai tentativi di manipolazione e di disinformazione che fanno parte della storia, non sono nati di certo nei giorni scorsi o comunque nell'ultimo decennio o in occasione del Covid, io credo che abbia una grossa responsabilità anche il cittadino, perché non si deve mai dimenticare che la democrazia non è fatta per spettatori passivi, ma è fatta principalmente per protagonisti, per gente che abbia la voglia e la capacità di informarsi. Quindi il consiglio, se mi posso permettere, che già quando si tenta o si vuole dare consigli a qualcuno si rischia, diciamo, di cadere male, ma il consiglio è quello di resistere alla deduzione. Io credo che sia che la deduzione facile, in ambito principalmente linguistico, perché questa è la disciplina di cui mi occupo, credo che sia la premessa al danno interpretativo. Faccio subito un esempio perché credo che possa essere più utile, e faccio riferimento a un episodio molto preciso che alcuni molto probabilmente ricorderanno. Se io da un pulpito blasonato dico rivendichiamo la libertà di cura, non faccio altro che mettere in moto un processo di deduzione che porterà l'utente a dire: i vaccini fanno male, questa è una dittatura sanitaria. Cioè, io sono vago, ambiguo, non dico qualcosa di preciso, cioè mi limito a dire noi rivendichiamo la libertà di cura, e sappiamo che alcuni esponenti del mondo politico lo hanno fatto, non in questi mesi di pandemia, ma lo hanno fatto in precedenza. Quindi non dico, ma lascio intendere. Ora, il meccanismo che è alla base della divulgazione talora inarrestabile delle fake news, quindi delle notizie false, è quello della presupposizione, cioè qualcosa che non è presente nel discorso, è taciuto, ma diventa una condizione di verità. Quindi io dico, rivendichiamo la libertà di cura. Che motivo abbiamo di dirlo? Perché vogliamo insinuare il dubbio, perché vogliamo in qualche... un po' come quando si semina la zizzania, io metto la cosiddetta pulce nell'orecchio. La lingua sotto questo punto di vista è molto pericolosa, e l'ambiguità e la vaghezza, se utilizzate ad arte, possono diventare delle armi. Possono fare guai. Sì, dobbiamo chiudere. Fare guai. Il salvalingua, neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi con Massimo Persotti.